La Sacra Scrittura oggi ci parla dell'indurimento del cuore del popolo di Israele. Il profeta ci dice come il popolo si ostina a non obbedire al Dio dell'Alleanza. Insomma, il popolo rifiuta di impegnarsi per la sua guarigione. È una disobbedienza che continuerà nei secoli. Questo è il punto di partenza per comprendere il linguaggio di Gesù. Di Gesù, Cristo annuncia il regno, annuncia il messaggio della grazia. Chiunque può avvicinarsi e nessuno è escluso. Ma appare anche nel tempo di Gesù il mistero dell'ostinazione in vari settori della gente. Solo un piccolo gruppo si era unito a lui e credeva in lui. Eppure, gli altri avevano guardato e tuttavia non hanno visto, cioè vedono i miracoli di Gesù, ma non credono in lui. Hanno udito e tuttavia non hanno capito, perché in loro persiste la decisione di chiudere il cuore al disegno di Dio. Così la sentenza è già pronunciata contro di loro, come prima di loro contro la generazione al tempo dei profeti. Il mistero non è loro annunciato apertamente, ma con un linguaggio nascosto in parabole, perché sono rimasti sterili e hanno sprecato l'occasione. Per questo le parole di Gesù sono molto dure quando dice che parla con parabole, affinché vedendo vedono, ma non percepiscono. Qui l'ostinazione non è designata come motivo, ma come scopo del linguaggio parabolico. Infatti, la parabola di Cristo lascia un spazio alla tua negazione, alla tua ribellione o alla tua amorosa accoglienza. Una parabola è un linguaggio che, se vuoi, puoi omettere, oppure puoi metterti in discussione e cercare di capire. La parabola è un linguaggio estremamente rispettoso, è un linguaggio che ti appare davanti a e ti dice se vuoi accoglierlo o no. È un linguaggio enigmatico che offre qualcosa di più a colui a cui è stato rivolto. Ma come possiamo capirlo? Ciò significa che la persona che comincia a avvicinarsi a Dio e sente un po' di quel sapore divino di cui parla la parabola, il suo stesso desiderio di nutrirsi della parabola la rende più affamata di essa. Più ne ha fame e più cresce il desiderio di conoscenza. E questo desiderio di nutrirsi della parabola cresce sempre di più nella persona. In questo modo la comprensione della parabola stessa si approfondisce sempre più e in maniera nuova. Quindi, se ascoltiamo la parabola e facciamo un passo verso Gesù, quel passo produce già qualcosa di più in noi e produce sempre di più in noi, proporzionalmente al nostro interesse.
Cristo ci incoraggia ad essere interessati. Così, attraverso quel piccolo interesse, riceverai da Dio una grazia che farà crescere la tua fame per le cose di Dio. Ed è così che la parabola cresce dentro di te e dà molto frutto. In conclusione, fratelli e sorelle, l'occasione sprecata può avere conseguenze irreparabili per la vita. La decisione arriva già nel primo momento in cui il cuore si apre all'accoglienza o si chiude con durezza. Siamo molto attenti affinché quello che è successo al popolo di Israele non accada anche a noi.